realtà anche i comuni fanno rete, devono fare rete. Ma qua si va oltre, Gela è un punto di riferimento per il territorio, ma ricordiamo che ci sono molti servizi che sono stati sempre annunciati e mai sono partiti, ricordo l'Utin oltre alla Breast Unit, ma ricordo che negli ultimi anni c'è stata effettivamente una riduzione di risorse costante, come fino all'ultimo piano dove vi è una mancanza di oltre 5 milioni di euro che a quanto pare li stanno facendo scontare solo alla zona sud della provincia di Caltanissetta. La salute dei nostri concittadini, la salute di un territorio è una cosa importantissima, soprattutto in un territorio come quello di Gela, Butera, Niscemi, dove di fatto l'industrializzazione ha creato dei problemi reali. Non si può far finta di nulla, non possono dei burocrati decidere di tagliare un bene così prezioso come il bene della salute solo su un foglio di carta. Il diritto alla salute è fondamentale, è un centro di senologia qui a Gela è necessario, molto necessario, per ovvi motivi, per la presenza dello stabilimento dove tanti gelesi ma anche tanti riesini che è la mia città hanno lavorato, e quindi problematiche che possono essere dietro la porta. Qua si parla di soldi dimenticati ad inserire nei bilanci, si parla di proposte bocciate naturalmente dalla conferenza dei sindaci, si parla di richieste sempre in evase, si parla di programmi che puntualmente non vengono rispettati. Se io oggi sono qua, sicuramente la colpa non è dei miei colleghi, dei cittadini che stanno protestando, ma qualcuno ha una colpa ben definita e questa va ricercata. Non è concepibile che ancora ci siano migrazioni di pazienti che vanno fuori anche per queste cose così importanti. Motivo per cui oggi partecipare e voler dire al governo regionale che le cose fondamentali vanno mantenute. Questi non sono dei territori di serie B, ma sono dei territori uguali agli altri, dei territori che hanno stessa dignità degli altri. È giusto che i comuni in rete rivendicano il diritto sacrosanto di avere la Breast Unit qui a Gela, e questo intervento deve essere fatto entro il 2016, se no non c'è nulla da fare, quindi rivendichiamo con forza, c'è la forte partecipazione dei cittadini che stanno sottoscrivendo l'appello fatto dei cittadini liberi, la politica, i sindaci sono tutti qui attorno a questo diritto sacrosanto.